Bella ragazzi, sono sempre io da Calmind e quest'oggi vi insegnerò come simulare l'effetto HDR in un video. Quindi sigla! Quest'oggi vi insegnerò come simulare l'HDR attraverso After Effects o Premiere. Quindi spostiamoci subito su After Effects. Allora, il procedimento sarà lo stesso sia con After Effects sia con Premiere. Praticamente importate la vostra clip come ho già fatto, eseguite una color correction che sarà quella più o meno definitiva, in sto caso farò solo un color grading veramente veloce, contrasto un po', levo un po' di rossi e levo un po' di verdi, proprio molto veloce. Praticamente prima, perfetto. Ora basterà cercare maschera di contrasto o Resharp Mask, come si pronuncia, nel pannello degli effetti, se non ce l'avete Windows Effect and Preset oppure Command 5, e avete questi due parametri. Amount vuol dire quanto effetto volete dargli, quanta maschera di contrasto volete aggiungere. Radius e il raggio, immaginate questa schermata come tanti puntini, il raggio di questi puntini, quindi aumentandolo inizialmente si contrasterà di più l'immagine, ma se aumentiamo veramente di tanto verrà troppo sfocata perché questi puntini saranno troppo grossi. Quindi in questa clip lascerò un valore di circa 18. Aumento un po' questo in modo da avere un effetto HDR sul video. Come potete notare, la differenza è veramente grossa e la difficoltà non direi che è inesistente, è veramente molto semplice da eseguire questo effetto. Stesso procedimento potete farlo con Premiere, ricordatelo, quindi senza aprire After Effects, direttamente dal pannello di Premiere cercate maschera di contrasto o Unsharp Mask, i settaggi sono gli stessi. Non vi ho dato dei valori specifici perché ovviamente per ogni clip potrebbero cambiare i valori che dovete inserire, dipende dalla distanza focale e da vari parametri che non sto qui a spiegarvi. Colgo l'occasione per salutarvi a tutti. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video qui da Calmind. Bella ragazzi!